ritratto è la seconda versione di un altro ritratto realizzato in precedenza, sempre dallo stesso autore allo stesso soggetto, il conte Morosini, ritratto attualmente conservato alla Pinacoteca Ambrosiana. Non è un fatto così strano trovare più versioni della stessa opera, realizzate magari ad anni di distanza, soprattutto se il primo ritratto era stato apprezzato e lodato dai contemporanei per somiglianze e per fattura, come riportano le cronache dell'epoca. Qui il conte è rappresentato come un uomo anziano, in informali abiti da camera. Di sentimenti risorgimentali meno convinti della sua consorte, il conte Morosini consegnò alla polizia austriaca il carteggio di un patriota polacco, in cambio di un promesso titolo come tale, che tuttavia non venne mai concesso dall'autorità austriaca. Giuseppe Molteni è un artista milanese che studia, come molti suoi colleghi dell'epoca, all'Accademia di Brera, anche se non la potrà finire a causa di problemi economici. Passerà quindi al restauro, campo dove otterrà riconoscimenti e incarichi importanti, diventando anche consulente per il Museo del Louvre e per il British Museum e contemporaneamente sarà un punto di riferimento per i collezionisti privati, come ad esempio Gian Giacomo Poldi Pezzoli, fondatore dell'omonima Casa Museo. Molteni si specializza in un genere pittorico nuovo, il ritratto ambientato, ricco di particolari che lo renderà quasi un concorrente diretto del ben più famoso Francesco Hayez. Nell'opera possiamo vedere Carlo Vassalli, il committente dell'opera, qui ritratto con accanto un cane da caccia e in secondo piano un'altra persona con un cavallo. Alla parete alle sue spalle un'armatura e una alabarda antica. L'ambiente è un portico che però lascia intravedere l'esterno, un muro di cinta con una porta monumentale. Artista milanese, si forma come molti suoi colleghi all'Accademia di Brera e sarà allievo proprio di Francesco Hayez. Ritrattista di buon successo, viene apprezzato sia per la somiglianza che per l'attenzione psicologica che ricerca nei volti che va a dipingere con colori ad olio. Ma è un artista che sperimenta anche altre tecniche, come ad esempio l'affresco nel Duomo di Lodi e sarà anche progettista di vetrate, anche per il Duomo di Milano. Pensate che farà lo scenografo per la Scala. Questo ritratto di Giovanni Juva, eseguito pochi anni prima di quello della moglie, realizzato da Hayez, dovrebbe far proprio pandan con quell'opera esposta nella sala precedente. La posa è di tre quarti, simmetrica alla posa della moglie. Lo sguardo sereno, l'abbigliamento elegante e come la moglie tiene in mano un guanto che richiama la ritrattistica rinascimentale di Tiziano.